Questa uscita domenicale è dedicata a luoghi turistici poco conosciuti del Piemonte. Il castello di Grinzane Cavour è tra questi. Estremamente scarse sono le notizie storiche sulle sue origini e vi sono non pochi dubbi sulla sua data di costruzione. C'è chi lo colloca nel XIII secolo e chi sostiene invece che la costruzione della torre risalga al 1350 e il resto ad epoca successiva. È effettivamente probabile che la grossa torre costituisse il primitivo nucleo della costruzione e i successivi corpi l'abbiano quindi completata. Il castello e i circostanti terreni appartenevano al marchese di Busca, i cui stemmi nobiliari furono infatti scoperti sotto gli intonaci di alcune stanze. Il castello passò poi numerosi proprietari, dei quali non restarono che poche notizie, finché nell'Ottocento il castello non ospitò per quasi 20 anni un personaggio
del Risorgimento, Camillo Benso, conte di Cavour. Lo statista vi giunse nel 1830, ospite degli zii. Incaricato di amministrare questi beni di famiglia, dimostrò capacità organizzativa e apertura verso le nuove acquisizioni scientifiche. Conferì una nuova impronta all'agricoltura locale, tracciò canali, adottò nuovi sistemi razionali di coltivazioni, fece piantare 200.000 nuove viti e tentò la coltivazione delle barbabietole. Fu nominato sindaco del piccolo comune nel maggio del 1832. A 22 anni, a tale incarico mantenne fino a febbraio 1849. Dal 2014 è patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO.